So bene, terminiamo la nostra bella mattinata, un altro bel sabato di questo sabato 16 di marzo 2024. Terminiamo con un'intervista online. L'intervistatore è il nostro Fabrizio qui a Radio L. Fabrizio, vai con l'ultimo ospite della mattinata. Benissimo, buongiorno Emi, ci senti? Ciao, Benissimo. buongiorno a voi. Allora, abbiamo la nostra, adesso diciamo amica della radio Emi Narbone, e ribadisco, naturopata, matematica, perfezionata in radionica e biofisica, medicina tradizionale cinese, neuro-emozionale evolutiva e kinesiologia, insegnante accreditata Hatha e Kundalini Yoga. Qui divulgazione e insegnamento. La prefazione, voglio dire, è abbondante, hai tantissimi argomenti di cui parlare. Diciamo che stamattina dovresti parlare dei consigli pratici per la felicità. Dico bene, Emi? Ti Sì. lascio la parola, dai. Allora, prima di tutto, grazie a voi e mi dispiace per questo, che si, non so, spero che si sente bene perché qui da me c'è un brutto tempo e se c'è qualche cosa avvertitemi se non si sente più. Allora, quello di cui io stamani volevo parlare era consigli pratici per la felicità, ma perché questo? Perché ho scritto un libro che Fabrizio e tanti altri conoscano, che è il libro della felicità. E sulla base delle presentazioni che ho fatto spesso, perché devo dire che in quest'ultimo periodo ho fatto tantissime presentazioni che mi hanno chiesto su questo libro della felicità, che non avrei mai pensato di fare così tanti incontri. E una delle domande più frequenti è stata questa: sì, cioè questo libro è bellissimo, questo libro è come un talismano, e questo libro è come un oggetto sacro, e ho avuto dei commenti meravigliosi, dei record bellissimi, ma poi la domanda pratica è come nell'intervista che ho sentito prima di me, poi la domanda pratica è quella: ma come possiamo vivere il quotidiano? Perché il quotidiano non è la teoria di un libro, il quotidiano non è la bellezza di un libro, il quotidiano non è solamente la bellezza di un cielo o la bellezza di un mare, il quotidiano è fatto anche di difficoltà, di problemi, di domande da risolvere. E di tante cose che chiaramente non sono esattamente di competenza di nessuno, ma che riguardano di nessuno, nel senso che non c'è una specificità, ma che riguardano più o meno tutti noi, chi più e chi meno, dalla malattia al malessere, dal problema tutti i giorni, quello anche di mangiare e di cucinare. Allora, mi sono detta che forse, oltre a quello che era uno schema che è all'interno del libro, che io invito a seguire per alzare le frequenze e dunque per sentirsi meglio, che poi in caso vedremo, quello che era anche importante era proprio avere dei consigli nel quotidiano, come poter essere veramente da quando ci si alza a quando si va a letto. Ora, io non vorrei assolutamente dare dei diktat, non vorrei posizionarmi come maestro, perché non è assolutamente nella mia figura e nella mia intenzione. Anzi, questo libro serve proprio per dire che noi siamo i maestri di noi stessi e che tutta la nostra ricerca di un maestro potremmo risolverla cercando all'interno di noi il nostro maestro e stando in ascolto. Sembra facile, ma in realtà è difficile, perché è molto più semplice sicuramente appoggiarsi a qualcheduno, è molto più immediato, è molto più pratico, ma quello che noi dobbiamo veramente tendere come tendenza di quello che è l'obiettivo della nostra vita primario è quello di trovare il maestro che è in noi, trovare quello che risuona fortemente in noi e quello che ci fa star bene.
Una delle domande più importanti che fanno parte da sempre della storia, della filosofia, dell'arte è quella che cos'è la felicità, cioè la felicità è stata tradotta, è stata decantata, è stata innalzata, è stata, cioè, tantissimi, possiamo parlare tantissimo sulla felicità, è stato scritto tantissimo sulla felicità, ma cos'è poi in realtà la felicità? La felicità è individuale, qualcosa, è un'emozione, un sentimento, uno stato dell'essere, uno stato d'animo, ed è assolutamente individuale. Io posso essere felice nel vedere un tramonto, un'altra persona può essere felice nel comprarsi una bella macchina. O questo è un esempio estremo, ma può rappresentare quello che è l'individualità. Ma quello che io vorrei sottolineare invece per quanto riguarda la felicità, anche da un punto di vista dello stato di benessere, è relativo a quelli che sono poi i miei studi nell'arco di quella che è la mia vita, che è stata fondamentalmente, come Fabrizio sa e insomma altre persone sanno, dedicata per la maggioranza del tempo allo studio. Quello che è veramente importante per poi sentire questo stato dell'anima, sentire questo stato di felicità che può essere momentaneo, può essere che normalmente è uno stato che è una sinusoide, se vogliamo metterla come forma di frequenza, che dunque si alza e si abbassa, non è lineare, non ha dei picchi. Ma quello che io ho notato è che per essere felici bisogna anche uscire da uno stato di infiammazione. Infiammazione, e questo riguarda proprio lo stato di benessere. L'infiammazione che genera poi è la madre, come noi sappiamo, di tutte le malattie e di tutte poi di conseguenza delle patologie ed è anche dei malesseri la madre. Allora quello che è importante è uscire da questa infiammazione ed è per questo è uno dei punti fondamentali su cui noi dobbiamo partire per costruire la nostra casa che poi può mettere questo tetto che noi chiamiamo questo tetto, questo involucro che noi possiamo definire questo stato di benessere che può produrre la felicità. Perché altrimenti, se noi stiamo male, come tutti noi siamo stati male almeno una volta nella vita, sappiamo che quando stiamo male non riusciamo neanche a vedere più là del nostro naso e dunque non riusciamo assolutamente a vedere ciò che ci può generare la felicità. Io ti farei una domanda. E, Ah, prego. Sì. Ci sì, sei? volevi fare una domanda? Ah, sì. Sì. Volevo dirti, ma la felicità non è uno stato utopistico, diciamo, è un concetto utopistico in pratica. Perché io penso anche una cosa, che sono i momenti emozionali, individuali, di appagamento che ti possono dare l'idea di una pseudo felicità, ma sono momenti emozionali, come tu hai detto, è una sinusoide, no? Non può essere una cosa lineare, perché la vita è fatta di ostacoli, di momenti, di alti e di bassi, e quindi se tu cogli come essere umano quei momenti emozionali di positività, sul piano psicofisico, ma anche sul piano, voglio dire, anche di altra natura, anche benessere in generale. Quindi sono momenti emozionali, sei Certo, d'accordo? d'accordissimo. Infatti, è come hai detto tu bene, è utopico, è un'utopia pensare che si possa stabilizzare la felicità, perché è un'utopia il pensare che si possa stabilizzare qualunque cosa, perché al momento che noi si stabilizza, sappiamo bene, e la matematica ce lo insegna insieme come al servizio della fisica, noi quando stabilizziamo qualcosa è morta, la cosa in sé è morta, perché è il movimento, è l'azione che induce la vita, dunque la vita è fatta dal movimento
dalle frequenze che vengono generate poi e viceversa dalle frequenze con cui si interagisce e si scambia e dunque si risuona e se non si stabilizza questo stato di stasi è uno stato di morte. È proprio per questo motivo che la felicità è un attimo, è un picco, è una sensazione, è un'emozione, è quello stato di benessere che ti pervade, che però fa sì che quell'attimo, quel momento in cui si prova, possa diventare un tempo lungo. E questo si entra nel concetto della fisica del tempo. Il concetto del tempo che non è lineare, oggi abbiamo, non è di questo che dobbiamo parlare, ma oggi sappiamo che il tempo è un tempo molto diverso da quello che a noi abbiamo, ci hanno insegnato e che abbiamo vissuto fino ad oggi. Il tempo è legato al sentire e dunque io posso espandere questo momento della felicità e lo posso espandere in un tempo infinito. Allora, questo è una sensazione che ci può pervadere e alla quale io posso riagganciarmi come se fossi in un Dropbox all'esterno del mio cervello. Perché dico questo? Perché questo è nella coerenza mente-cuore e dunque mente-cervello in qualità di cervello. E che cosa succede, per esempio, quando siamo in questo stato? Proprio sulla base del fatto che non siamo infiammati, che non abbiamo alterazioni sul nostro campo elettromagnetico, e dunque questo fa sì che possiamo anche vedere attraverso, per esempio, una delle macchine più famose, la Kirlian, noi possiamo vedere quello che è il nostro stato di benessere e di tendenza alla felicità attraverso questa apparecchiatura. Perché che cosa succede nel cervello? Nel cervello, il cervello è composto da cellule che noi chiamate neuroni, all'interno delle quali si trovano i microtubuli. I microtubuli trasportano le sostanze necessarie all'alimentazione della conduzione elettrica attraverso l'acqua. In questo stato, quello che noi vogliamo tendere è uno stato di coerenza dell'acqua quantistica dei microtubuli del cervello, in uno stato in cui si sovrappongano i due campi elettromagnetici, quelli del vuoto quantistico e quelli del campo elettromagnetico dell'acqua, in uno stato di coerenza. Cosa succede quando siamo in uno stato di coerenza? Succede che abbiamo una radianza. Radianza che è un'emissione fotonica. Questa emissione produce una possibilità di interagire con l'esterno proprio per questa radianza. Più la radianza è grande, cioè se si arriva alla super radianza, dunque alla super coerenza quantistica dell'elettrodinamica dell'acqua, più noi possiamo tendere a questo stato della felicità. Perché possiamo anche, come si era, come ave, insomma, avevo già parlato di questo, noi possiamo tendere anche a creare una modificazione della realtà apparente. Allora, per fare questo, cioè quando noi tendiamo a far sì che i cluster della nostra acqua biologica, in particolar modo quelli dei microtubuli del cervello, siano in questo stato di coerenza, il nostro substrato deve essere non infiammato, perché noi sappiamo anche dalla meccanica classica, anzi no, diciamo per essere più chiari, noi sappiamo dalla meccanica quantistica che per avere una ottima produzione di sinaptica cerebrale bisogna stare a temperature basse. Chiaramente si sa che l'infiammazione invece produce calore. Al momento che noi produciamo calore, noi produciamo a livello di meccanica classica attrito e dunque scorie e a livello proprio di processazione dati non possiamo più processare i dati nella stessa maniera. Come se noi avessimo, cioè ci manca la coerenza, come se noi avessimo temperature basse.
proprio per notare questa peculiarità, noi sappiamo che per esempio i computer quantistici devono stare a meno 272 gradi centigradi per poter avere un ottimo funzionamento. Sulla base di questo c'è anche chiaro perché anche i grandi maestri, e questo io mi rivolgo a Fabrizio che è studioso di questo, le storie del tipo Anchiveda, facciamo un esempio, oppure le grandi storie, le grandi filosofie sono sempre state in delle posizioni elevate e non in luoghi di calore, proprio di caldo, cioè a livello ambientale. Mi fermerei un attimo per sapere se questo concetto è chiaro, perché è abbastanza complesso. Diciamo che può essere chiaro per chi mastica un po' la materia. Io penso per la maggioranza delle persone, non credo che sia molto chiaro, ma però giustamente tu sei un'esperta e stai spiegando a coloro i quali, a tutti, diciamo, chi più o chi meno riesce a percepire i concetti, perché entriamo nella fisica quantistica e diciamo è la nuova barriera, no? Diciamo la fisica quantistica. Piano piano però le persone cominciano tramite la divulgazione, quale tu sei, tutti i vari esperti, a comprendere qualcosa di più. Ci mancherebbe, perché è talmente complesso l'essere umano nel suo insieme, i sette livelli energetici e tutto, vabbè, entrare in queste cose è un po' davvero complesso. Voglio dire, è un tutt'uno, quindi è un po' la, tra virgolette, la filosofia ipocratica, no? In effetti, poi, vedere l'essere umano nel suo insieme non va curato solo. Come dire, solo specificamente nel punto, quel problema ti do la tachipirina per abbassare la febbre, ma se non rimuovi la causa, poi non è che hai risolto il problema. Un esempio, dico bene? Certo. Certamente, proprio così. Infatti, la sintesi estrema è veramente sintetica, è quella di andare a tenere, infatti, a capire, cioè, perché stiamo male, perché è successo questo, perché sono infiammato, perché mi sto ammalando. E dunque questi sono messaggi che il corpo con la sua intelligenza, che è un'intelligenza prodotta proprio anche dal DNA, dal cervello, è un'intelligenza corporea a livello cellulare. Ci dà dei messaggi e questi messaggi sono molto importanti anche da imparare ad ascoltare, proprio per far sì di stare meglio. A questo proposito, infatti, io invito a seguire delle pratiche, tipo pratiche di disciplina. Qualcuno mi dice: ma la disciplina è severa, è dura, però la disciplina è facciamo un esempio, quando abbiamo imparato a guidare la macchina, penso che più o meno tutti guidiamo la macchina, all'inizio era molto duro ricordarsi, era una disciplina, no? Quella mettere la prima, poi mettere la seconda e poi pigiare il piede. E questo ci sembrava molto difficile all'inizio. Poi quando ora guidiamo, cioè so, io ho una vita che guido, non faccio tutto, è quasi automatico, no? Non è più così faticoso come poteva essere all'inizio quando avevo 18 anni che ho cominciato a guidare. Allora, questo ci serve anche a comprendere che all'inizio le cose possono sembrare un po' difficili da seguire, ma che poi il risultato, al momento che noi vediamo gli effetti residui di quello che ci produce questo risultato, noi ne possiamo essere orgogliosi perché ci produce questa tendenza alla felicità. Questo stato dell'anima, questo stato in cui ti fa percepire e ti fa vedere, per esempio, le sfumature del verde. Una cosa importantissima che io ho notato che anche in neuroscienze, cioè sulla base dei lavori di neuroscienziati, che le persone, per esempio, non riescono a vedere quelli che stanno negli stati di malessere, per esempio tutte le sfumature del verde. Perché parlo del verde? Perché il verde è l'ambiente, quello che ci circonda. Poi potremmo parlare anche del celeste, dell'azzurro, ma il verde è quello più facile da vedere perché è intorno a noi. Quando però noi stiamo bene,
riusciamo a vedere moltissime sfumature del colore verde. E quali sono le regole? Diciamo, ci sono delle regole per iniziare questo percorso? Sì, al di là di tutto, poi io conduco anche dei seminari che sono proprio seminari finalizzati proprio alla felicità, cioè a questo imparare a gestire la propria vita, cominciando dalla gestione delle emozioni, dalla pratica fisica, dal cibo, e collegato proprio a una ricerca e uno studio di quello che sono le caratteristiche individuali e quello che può essere il cibo che ci fa bene. Ma ci fa bene anche a livello emozionale, proprio perché dobbiamo proprio ricordare questa cosa importantissima, che per esempio non è detto che un cibo che va bene per me vada bene per Fabrizio, per esempio, anche se possiamo avere delle caratteristiche molto simili, per esempio dalla struttura fisica al gruppo sanguigno, alla tipologia di lavoro, ma perché? Può darsi che non vadano bene, perché il cibo è legato alle emozioni e ci sono dei cibi che sono necessari a volte, indispensabili, anche se accademicamente non sono così perfettamente sani, sono necessari per traghettarci attraverso le emozioni in una dimensione che poi ci può supportare per creare la nostra piattaforma di felicità. Ecco, sì che a volte bisogna anche fare attenzione quando applichiamo dei protocolli standard, quando diciamo che quello in assoluto è vero. Non penso che sia così, la verità in assoluto non esiste neanche in biochimica, perché noi non siamo solo biochimica, noi siamo energia informata, noi siamo spiritualità, noi siamo epigenetica. Noi siamo tante cose, non siamo solo biochimica. Sei d'accordo, Fabrizio? Assolutamente, ma infatti con la fisica quantistica lo sta scoprendo. Diciamo che come fisica quantistica, se poi andiamo nella metafisica, ma non è il momento, lo comprendiamo ancora di più, lo comprendiamo, si comprende ancora di più. E ciò, diciamo, gli antichi illuminati ce l'hanno insegnato, è scritto anche nelle filosofie, ma noi viviamo, come dire, un mondo di transumanista e quindi vogliamo, come dire, va dar valenza alla tecnologia, all'informatica e diventiamo bionici, no? E alla fine ci allontaniamo dalla nostra spiritualità. Come dico sempre io, siamo caduti nella materializzazione dello spirito, in tanti, e dovremo ritornare nella spiritualizzazione della materia per comprendere esattamente Bellissimo, stupendo. chi siamo e dove andiamo. Chi entra in questo contesto, magari, ecco, può raggiungere una pseudo felicità, chiamiamola così, perché prende coscienza del proprio essere, c'è un'espansione di coscienza e di consapevolezza. Io la penso così, questo è il mio modo di vedere la vita. Sì. Dimmi. Sì, ma infatti è questo, infatti, quello che hai detto è così, giustamente. E anche perché ultimamente ho anche visto vari giovani, insomma, giovani uomini e giovani donne, per giovani intendo al di sotto dei 25 anni, che hanno un disagio fortissimo nell'individuarsi in quanto tali, come soggetti attivi e sentirsi, ascoltarsi, cioè c'è proprio una perdita di riferimenti al di là di quelli che sono riferimenti informatici o riferimenti di intelligenza artificiale, cioè dei pacchetti già pronti, cioè degli avatar,
gli avatar, ma non avatar nella figura, tipo come poteva essere un profeta, ma degli avatar digitali che ti sostituiscano e al quale tu poi demandi e dai la tua vita, no? Cioè parte, quota parte della tua vita. Invece è importantissimo e vedo che in alcuni di questi giovani individui c'è questo desiderio di conoscere, di andare oltre, di scoprire una vita che può essere, che è fatta sul sentire e non sul processare o demandare o ragionare dando la propria vita a un computer, per esempio, o uno strumento di intelligenza artificiale. Sì, però anche in questo caso c'è una difficoltà estrema di dire a chi mi rivolgo, dove vado. Cioè, ho saputo che ultimamente poi che sono stati, io non ho figli, dunque non ho contatto costante con questa realtà, ma ho saputo che sono stati tolti supporti che, per esempio, quando io ero piccola, quando ero adolescente o giovane donna, ce n'erano tanti di più supporti anche come esseri umani, non parlo di computer. E dunque che dire, per esempio, in questo percorso che io conduco, c'è anche una parte che riguarda la sessualità, ma non la sessualità in quanto pornografia, ma un recupero di una sessualità legata all'amore. Sì, è proprio un recupero dell'individuo, come proprio sul sentire, come soggetto animico. Composto da una quantità notevole di sfaccettature. E, per esempio, una cosa che ho scritto, che è scritta, cioè c'è due pagine in questo libretto, il libretto della felicità, dove c'è una lista di cose da fare per innalzare le frequenze. Che vuol dire innalzare le frequenze? Innalzare le frequenze vuol dire tendere alla coerenza, e dunque tendere a uno stato di armonia, e sulla base dello stato di armonia si tende allo stato di benessere. Tra questo è ringraziare per ogni dono che ogni giorno noi riceviamo, in quanto possiamo condurre il nostro cammino su questa terra e portare quello che è un piccolo granello per fare il grande puzzle della vita di questa terra e di poter anche portare i cambiamenti che sono necessari o i supporti che sono necessari alla terra stessa o agli altri esseri umani, l'aiuto. E questo è importantissimo, questo ringraziare, perché nel ringraziare il mondo, la terra, il divino, noi ringraziamo anche la nostra esistenza e dunque ci riconosciamo in questo ringraziare, ci reindividuiamo. Perché a volte poi, come diceva anche il relatore prima, ci perdiamo, anche la depressione è sempre lì in agguato. Perché la vita è dinamica, è difficile, è accelerata, è veloce, ti chiede tanto, in cambio non ti dà così tanto quanto ti chiede, eccetera, eccetera. Ecco. Purtroppo io aggiungerei una cosa, che oggigiorno assistiamo a una deriva entropica della società. Io la intendo in questo senso, che nel momento, cioè, bisogna annaffiare i semi, i bambini sin da piccoli. Se non c'è un cambiamento Sì. epocale, un indirizzo diverso di dove stiamo andando, ho paura che questa civiltà va verso un'altra sua autodistruzione ineludibile. Bisogna far avvicinare specialmente i bambini alla natura innanzitutto, perché sono le antiche energie praticamente che sono venute prima dell'essere umano, e quindi questo concatenamento tra, ripeto, la natura e l'essere umano fa ritrovare la propria umanità interiore, evitando di allontanarci da quello che era il nostro antico cammino, che è quello di, lo ripeto, di ritrovare
la propria una spiritualità interiore, il collegamento tra la coscienza individuale e quella cosmica, che non è la religione. La religione non c'entra niente. La religione, noi sappiamo che sono state create per fini diversi. Se ritroviamo questo nostro equilibrio energetico, emozionale, ritroviamo noi stessi. Il conosci te stesso sulla porta di Delfi vuol dire che se conosci te stesso, guardi dentro te stesso, conoscerai l'universo, e rientriamo nella fisica quantistica. Quindi diventa non solo un fatto fisico, ma diventa anche un fatto energetico, spirituale, e sarebbe questa la strada. È difficile da far comprendere questa cosa, ma noi, se vogliamo ritrovare il nostro equilibrio interiore, l'armonia, come dicevi tu, la, tra virgolette, la felicità, è una strada che dobbiamo percorrere. Costa sacrificio, perché tutto costa sacrificio. Se vuoi ottenere risultati, devi allenarti, no? È un lungo cammino, ma ognuno deve dare una propria risposta individuale, espandere la propria coscienza. E ripeto sempre questo termine. Prego. E poi vorrei aggiungere una piccola cosa, inviterei tutti quanti, di lasciare i cellulari quando si va nei boschi o nei cammini o in natura, perché il campo del vuoto quantistico e il campo generato dalle piante e il campo generato dall'energia non visibile è un campo che ci avvolge, però se noi ci portiamo dietro questo cellulare che ci collega al satellite o ci collega alle antenne, noi cammineremo come all'interno di uno scafandro e dunque non potremo godere e farci pervadere da questa energia che invece si trova in questi spazi. Dunque è un invito caldo, caloroso, di mollare i cellulari, tranne che uno non abbia qualche cosa proprio in emergenza, che ci sia qualche, insomma, situazioni chiaramente di emergenza, ma di lasciare i cellulari a casa. Anche perché, come si diceva anche con Fabrizio, quello che vorremmo, cioè io lo dico per te Fabrizio, cioè quello che io pensavo di fare, mi piacerebbe tantissimo fare, sarebbe quello di far vedere come sono popolati i boschi, come sono popolata, come è popolata i fiumi, la natura, anche sulla base delle ultime ricerche della geofisica, in cui si dice, pensate e sentite bene, che le apparecchiature, le strumentazioni altamente sofisticate che sono state costruite in questi ultimi anni, in particolar modo tantissime dai russi, riescono a vedere solo il 5% del visibile. Dunque, noi quanto vediamo del visibile? Una cosa irrisoria, se quelle apparecchiature possono vedere solo il 5%. E allora, bene, dunque, invitiamo alla scoperta del vedere in maniera diversa. E questo vorrei, spero che riusciremo a portare avanti questo impegno di fare questo incontro anche in Garfagnana, o dove si vedrà di fare, ma in Garfagnana, perché la Garfagnana è magica, anche per fare vedere questa esperienza, per far provare questa esperienza a più persone. Emi, ascolta, ti interrompo un attimo. Tu lo sai che io ho trovato tantissimi elementali, ho parlato anche qua in radio cosa sono gli elementali. Addirittura la scorsa settimana ho trovato una rappresentazione della roccia che sembra una sfinge, e vicino c'è un elementale, e l'ho chiamato il guardiano della sfinge. Io risalgo ai torrenti. Quindi, magica, 1300 torrenti, praticamente che sono stati rilevati qua in Lunigiana nella carta idrografica. L'ho detto anche in convegno a Bagnone questa cosa qua, mandato allo spazio. Quindi è la terra più, il territorio più ricco di torrenti e quant'altro, al 70% il territorio di vegetazione di alberi, il 70%, pensa a te. Quindi sicuramente la Lunigiana è quella che si adatta di più.
ho voluto mettere le mani avanti e ci sono tutti gli elementi per dimostrarlo, alcuni di te, io ne ho tanti, ho i filmati, ho le foto, e ripeto, è una cosa eccezionale. Ci sarà il modo poi, se riusciamo a creare un qualcosa, di farlo anche in modo collettivo, questa cosa, ripeto, io ne ho già parlato, ma io mi rendo conto che quando vado in mezzo ai boschi mi sento diverso, è come se staccassi la spina, ma non è una metafora. Tu avverti questa forte energia e avvertendola riesco a vedere anche quello che tanti non vedono. Ma no, non è pareidolia, attenzione. Pareidolia sappiamo che è un disturbo che, come dire, ma riesci, come dire, a percepire certe cose, trasformarle a livello cerebrale attraverso gli occhi, dando delle immagini diverse. Invece io le fotografo, cavolo. Se le fotografo, io le Eh vedo, sì, riesco a quello vederle, le vedono sono anche le gli altri, le fotografe. cerchio, è lì la differenza. Però gli altri, se vado insieme, come è successo ad altre persone che ho portato con me quelle poche volte, io sono un lupo solitario, che dicevo guarda un po' là e non riuscivano a vedere niente, guarda un po' là. Allora devo andare vicino, fargli vedere, sì, c'hai ragione. Vuol dire che la tua parte energetica vibri di più, alzi le frequenze e aumenti i tuoi sensi. I sensi, cioè un sesto senso, lo aumenti, quindi riesci a vedere, tu parli con le apparecchiature, se noi riusciamo a alzare le frequenze riusciamo a vedere, a percepire cose che gli altri non è. Gli animali lo fanno in natura, perché ce l'hanno, diciamo, nella loro natura di vedere cose, Certo. gli ultrasuoni che noi, però anche noi possiamo, ci sono le strade per arrivarci, eh? Ho fatto la Ma parentesi. certo, ma quello che dicevo, infatti, già che la maggioranza sono scettici, proprio per questo che io ho detto che oggi abbiamo delle apparecchiature perché affinché gli scettici possano dar fede, perché in quanto questi sono strumenti, possano dar fede a quello che noi stiamo dicendo, che noi vediamo e fotografiamo e dunque esiste questa cosa e che le apparecchiature lo possano fare anche loro. Ma dunque, se le può fare un'apparecchiatura, l'apparecchiatura è stata creata da un essere umano, non si è autogenerata, vuol dire che ci sono delle strutture mentali che hanno fatto sì che quell'apparecchiatura potesse essere strutturata. Insomma, questo mi sembra pleonastico. E infatti, io delle volte, anche quando lavoro, uso infatti questa apparecchiatura russa che è il Metatron Hunter, che è un'apparecchiatura di biorisonanza in cui si vanno attraverso le onde del cervello a vedere le disarmonie o l'armonia degli organi o degli apparati. Ma io lo posso fare serenamente e tranquillamente con la tecnica kinesiologica Roy Martina, perché sono un tecnico Roy Allora, Martina. Martina. Ma per gli scettici io sono ben felice di fargli provare Metatron Hunter. Quindi, Emi, Ecco, è per quello. Allora, perfetto. Quindi cosa facciamo? ne faremo la prossima così puntata, ne siamo tutti parleremo di ciò. contenti. Siamo tutti contenti. Quindi no, diceva Stefano, fai la domanda, scusa. Sì, no, no, no. Quindi cosa possiamo fare? Cioè, cosa vogliamo fare in futuro per farlo vedere a un po' di persone, per, come dicevi tu, non lo so, Perché, qual è il soggetto? Scusa, qual è il soggetto? Non ho capito il soggetto. Cioè, parli delle apparecchiature o parli No, tu stavi degli dicendo, elementali? Che cosa? andiamo in Lunigiana, e portiamo un po' di persone, cominciamo a far vedere queste cose attraverso un'apparecchiatura, eccetera, eccetera. Cioè, quindi, Sì, cosa infatti facciamo? io quello che dicevo con Fabrizio, sarebbe bello fare un convegno, una conferenza, un qualche cosa che oltretutto io conosco anche altre due persone che si interessano, poi chissà quante ce n'è se uno fa un appello, che si interessano di questo argomento, cioè che hanno scritto dei libri proprio su questo argomento e sarebbe bello fare questo, organizzarlo perché mi sembra che il momento è arrivato, il momento è giusto. Io quando facevo queste foto, che le ho fatte dal 2001 fino al 2007, poi ho interrotto perché ho avuto la mia mamma che stava male e non potevo fare tutto, all'epoca mi chiedevano,
Ma te hai dei problemi di vista? Cioè, come diceva Fabrizio, mi chiedevano se io avevo dei problemi. Oggi penso che non c'è più questa dimensione così severa verso queste visibilità, anche perché se qualcuno dice, se sei scettico e non credi a Emi o a Fabrizio, beh, te lo facciamo vedere con le apparecchiature. Ecco, per dire, oggi abbiamo dei supporti per i quali noi possiamo andare a far vedere, come quando uno dice te non vedi, hai bisogno del telescopio, beh, ti diamo il telescopio e vedrai meglio, ecco, un po' così. Però quello che sarebbe l'obiettivo è di far capire che la nostra possibilità di vedere, se non educata, è per quello che l'obiettivo principale e primario è l'educazione, cioè quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo cooperare, come dico anche durante i congressi e anche quando nei tavoli di pace che rappresentano la scienza, nei tavoli interreligiosi, quello che noi dobbiamo fare è cooperare, coordinarci per una cooperazione attiva. Al fine di portare un cambiamento, altrimenti il cambiamento agirà per conto nostro e dunque noi saremo vittime del cambiamento entropico. E questo no, perché noi sappiamo che l'entropia esiste anche la sintropia e dunque noi dobbiamo evitare di entrare nel vortice dell'entropia creata da altri. Il Molto bene. cambiamento inizia sempre dall'interno, mai dall'esterno, quindi inizia da noi. Infatti, È di lì che inizia. è un vortice, è un vortice. Molto bene, il tempo sta scadendo, dobbiamo salutarci. Sei Certo. stata meravigliosa come sempre, quindi programmiamo poi un Io. incontro del genere, un convegno, quello che sarà. Sì, tanto io sono, per chi vuole, io sono visibile da tutte le parti, per chi vuole contattarmi o che se qualcuno vuole inviare anche una sua, come, cioè se vuole dire anch'io faccio questo, molto felici tutti quanti di poi di accogliere anche queste persone che possano unirsi a noi per questa cooperazione. Molto bene. Intanto lascia un tuo riferimento vocale, poi magari noi lo scriviamo anche. Lascialo pure, Emi. Emi Narbone? Sì, un tuo riferimento che Sì, io vuoi. sono a Firenze, Emi Narbone, e poi il mio numero di telefono, a parte in rete dappertutto, è 393 65 82 139. E il librettino di cui abbiamo parlato è il libro della felicità. E lì dentro c'è anche la sequenza per alzare le frequenze. L'abbiamo già pubblicato e Molto bene, lo sì. rimettiamo in Certo, rete. e Benissimo. anche su YouTube, Perfetto. sicché se qualcuno vuole. Quale può seguire l'intervista dell'altra volta che è stata fatta da Radio Lunigiana su YouTube. Perfetto. Molto bene, grazie, alla prossima. Grazie Emi, buona giornata, grazie di tutto. Grazie. Radio L porta la Lunigiana nel mondo.